Siamo in compagnia con Roberto Cano, che è uno degli artefici di Tribe Up and Down, il bar qui in Corso Dante 12 a Torino, dove all'interno lavorano ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva. Allora, Roberto, in cosa consiste questo progetto? Fondamentalmente nasce con l'idea di mettere al centro le persone. Quindi cerchiamo di non chiedere al ragazzo cosa è capace a fare, ma domande un pochettino più mirate alla piacevolezza, ciò che gli piace fare. Perché le hard skill si possono imparare e le soft skill bisogna un po' metterci il lanternino sopra per riuscire a capire cosa dà piacere e cosa dà meno piacere. E quindi mettere al centro le persone vuol dire anche sapere ascoltarli e comprenderli e nutrirli in ciò che devono essere nutriti. Il bar fondamentalmente nasce con l'idea di essere autonomo. Quindi fondamentalmente ci sono già dei dipendenti che mandano avanti il bar e questi ragazzi sono delle fantastiche meteore che girano, satelliti che girano attorno e si esprimono in ciò che più piace fare. Federico alla console, Stefano magari dietro il bancone perché piace relazionare e altri soggetti come anche l'altro Federico che amano esprimersi magari coi cocktail piuttosto che altro. Quindi gli chiediamo cosa gli piace di più fare e li mettiamo nella posizione, nella possibilità di potersi esprimere. Dobbiamo uscire dall'idea che le persone con disabilità abbiano bisogno solo di assistenza o tutela, ma sono persone che devono avere il diritto di poter esprimere se stesse attraverso il lavoro, ad esempio, che è poi il fondamento della nostra vita associata. E quindi le opportunità che le imprese sociali o imprese formative come questa possono offrire a tutte le persone che abbiano delle fragilità o delle caratteristiche particolari sono opportunità importanti da sostenere, da valorizzare e siamo qui per questo. Apre un bar in cui all'interno ci lavorano ragazzi con disabilità intellettiva. Quanto è importante che le persone con disabilità non solo facciano il lavoro da dietro le quinte, ma siano proprio in prima fila a lavorare a contatto con il pubblico e dal vostro punto di vista di istituzione, su che cosa, si può lavorare da questo punto di vista? È importantissimo che ragazzi e ragazze con disabilità siano protagonisti di progetti come quello che inauguriamo oggi, un bar, un luogo dove le persone si incontrano, si scambiano opinioni e che insomma, vengono anche a contatto con persone con disabilità che stanno semplicemente compiendo il proprio lavoro. E come istituzione riteniamo che progettualità come questa debbano portare a quell'avanzamento culturale, quel cambiamento culturale così necessario per provare a dire che insomma, la società deve essere una società aperta, inclusiva, vivibile e accessibile a tutte le persone. Tribe Up and Down è un bar di formazione, anch'io sono in formazione. Abbiamo iniziato l'uno, io sto imparando già dal primo giorno e quindi praticamente con i ragazzi disabili, che questo progetto è stato fatto principalmente per loro, soprattutto per dare una possibilità a esprimersi a questi ragazzi, abbiamo la fortuna di avere una super squadra. Ci troviamo tutti dal subito, dal primo giorno, in super sintonia. Io conoscevo già solo Gilberto che mi ha proposto qui, mi ha portato qui. Io abito letteralmente qui dietro in Via Arquata e quindi ho detto perché no? C'ho il bar sotto casa, do la mia mano, do il mio contributo lavorando qui. Ho detto sì, sia al progetto e sia ai ragazzi. Al bar mi occupo di caffè, cappuccini, cioccolatte, moccacini. Tutta la caffetteria, quindi. Come ti trovi a lavorare qui? Mi trovo molto bene. Grazie Stefano. Prego.